La musica, ognuno di noi lo sa bene, è una delle forme più alte e nobili attraverso cui l'uomo esprime i suoi sentimenti e le sue più intime emozioni. E nell'ambito delle celebrazioni per il 750 anniversario del pio transito del nostro patrono San Contardo, ci fosse un posto importante per un concerto vocale animato dalle corali parrocchiali. Attraverso le musiche e i canti che questa sera ascolteremo, tutti insieme daremo voce e corpo ai nostri profondi sentimenti di venerazione e ringraziamento per il nostro amato San Contardo, che da tanti secoli veglia con amore paterno sulla comunità bronese. Nessuna corale della diocesi di Tortona si può esimere dall'eseguire brani di Don Lorenzo Perosi, il più illustre autore di musica sacra cui la diocesi abbia dato i natali. Organista e compositore, Perosi fu direttore della Cappella Sistina per moltissimi anni. La sua produzione comprende corali, messe e composizioni strumentali. Il componimento che staremo per ascoltare è stato scritto da Perosi nel suo periodo romano mentre era sommo pontefice Pio X, cui il pezzo è dedicato. Tu sei Pietro e sopra questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di lei e a te darò le chiavi del regno dei cieli. Di Don Lorenzo Perosi ascolteremo Tu es Petrus. Georg Scholti, celebre direttore d'orchestra, asseriva: Mozart ti fa credere in Dio poiché non può essere per caso che un tale fenomeno arrivi in questo mondo e poi se ne vada dopo soli 36 anni, lasciando dietro di sé un tale illimitato numero di capolavori insuperabili. Di Wolfgang Amadeus Mozart ascolteremo ora uno dei brani più significativi e conosciuti, Ave Verum Corpus. Gioacchino Rossini si affermò giovanissimo come autore di opere liriche e con il Mosè in Egitto il compositore realizzò il
stiamo ricordando e celebrando un grande avvenimento, e lo stiamo ricordando con fede gioiosa, cioè il giorno giubilare del Dio transito di San Pontano. Ieri si compivano
affiancamento alla morale ufficiale della Basilica, perché con le esecuzioni che accompagnano le varie celebrazioni liturgiche rendono queste celebrazioni veramente belle e sentite. Un grazie veramente grande anche a voi. E un grazie ai bambini. Ricordatevi, voi sarete la comunità cristiana di Broni di domani. Allora coraggio, avanti con entusiasmo. Io dico sempre ai giovani e ai ragazzi, prendete tra le vostre mani la vita e fatene un autentico capolavoro. Coraggio, andiamo avanti così. E adesso vorrei ringraziare tutti quelli che hanno cooperato, collaborato per la buona riuscita di questa sera. Ma avete fatto la brava, bravissima presentatrice. Complimenti. Ed ora, se permettete, un invito per domani, perché domani sarà il momento culminante che ricorda il giorno della morte di San Pontardo. Il giorno ufficiale l'abbiamo fatto di domenica, così tutti avranno la possibilità di partecipare. Alle 10 sarà presente qui il vicario generale della diocesi di Ferrara. La diocesi di Ferrara, attraverso l'opera preziosissima e direi misteriosa della professoressa Gianna Mancini, che abbiamo qui di Catechismo, si sta sensibilizzando ogni giorno più sulla figura di San Pontardo, perché era un po' dimenticata a Ferrara. Lei ha mobilitato tutto il mondo culturale e noi abbiamo toccato con mano quel giorno dell'incontro culturale che la professoressa ha tenuto là nella sala Ariostea di Ferrara, che erano presenti almeno 100 tra professori, presidi, eccetera. Quindi domani al pomeriggio alle ore 15:30 la professoressa Mancini terrà una interessantissima conferenza alle 15:30 qui in Basilica su San Pontardo. Sappiate che ha consultato archivi e andare in tante parrocchie e ci darà notizie interessantissime. Quindi siete tutti invitati domani alle 15:30 qui in Basilica. Rafforzeremo la nostra fede e la nostra devozione in San Pontardo, perché chiariremo con le sue parole tante idee. Quindi cercate di fare anche questo sacrificio, di venire domani tutti a questa conversazione e chiudere.
attesti letterari. Questa sera vi verrà proposto il primo di tre ragguardevoli graduali composti da Bruckner. Si tratta di un corale dal carattere armonico semplice e diretto per quattro voci miste, il cui testo recita: Locus iste a Deo factus est, irreprensibilis est, ovvero questo luogo è fatto da Dio ed è del tutto privo di macchia, di Anton Bruckner, Locus iste. Per l'universalità del suo linguaggio espressivo, per la sua profonda umanità, per la serenità e la religiosità che sa cogliere della vita e trasfondere nella sua musica con meraviglioso equilibrio, Wolfgang Amadeus Mozart è una delle figure più luminose della storia della musica. Da I Vespri Solenni de Confessore K339 ascolteremo Laudate Dominum, soprano solista Sara Hoffman. Il brano che seguirà in finale è la versione gospel in lingua inglese di un canto della tradizione popolare conosciuto come Salve Regina Celestum, in cui la figura di Maria viene esaltata da una preghiera la cui particolare sonorità ci trasporta nel